invitare i cittadini a sedersi sulle poltrone che sono rimaste libere, anche perché intanto sono state viste proprio nel numero che si può entrare, diventa insomma anche un'immagine diversa penso, per chi vive questa istituzione. Va bene, quindi la parola al consigliere del prete. Vedi, che non è stato da voi, cioè la Presidente. Praticamente l'altra volta l'aggiustamento non andrà.
semplicemente dire, io non sono qui a fare i programmi, sindaco, 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 è una persona perfetta, lo sappiamo, tutti lo sappiamo, è una persona perfetta, e non lui che fa il suo percorso amministrativo, piena libertà e piena coscienza. Quello che però posso dire, certamente, è hai una giunta sfiduciata, perché oggi tu hai una giunta composta da due assessori in cui da Partito Democratico, però che non li conoscono più, e che tu continui a tenere in giunta. E chiaramente il Partito Democratico oggi, dopo tante segnalazioni lanciate, si trova costretto a dire ci poniamo fuori da questa amministrazione, ma lo vedremo atto per atto. Io spero, guarda, nell'interesse di questa città, che possa comunque trovarsi una quadra, anche se io sono all'opposizione. Ma il sindaco ti invito a non cercare nell'opposizione la quadra, perché ci sono contatti, ci sono movimenti, ci sono assenze strane, presenze, attenzioni, votazioni contro. Tu hai una maggioranza costituita da 14 consiglieri e dal sindaco Caffa. Me lo auguro per te che tu abbia i numeri per proseguire questa tua esperienza. Laddove ciò non dovesse essere, io personalmente ti chiedo, non cercare maggioranze alternative, come oggi qualcuno poteva prendere in questo consiglio comunale, per sbagliare il Partito Democratico nel fare degli atti. Io sinceramente stimo, apprezzo l'atto di coraggio fatto al Partito Democratico, come alcune logiche che si stanno portando avanti, si stanno portando avanti, lo dico io. Quindi, chiaramente siamo di fronte all'assestamento di bilancio che poco va ad incidere sul proseguo amministrativo, ma è comunque un altro punto di prendere in considerazione. Oggi tu purtroppo non hai più i numeri di una maggioranza così come costituita nell'ambito delle elezioni amministrative, che ti ha visto vittorioso. Chiaramente, di fronte ai numeri, la politica è fatta di numeri, è chiaro che se questo tu non riesci a immaginarlo, credo che sia giunta, anche se qualcuno non vuole sentirselo dire, la fine di questa amministrazione. Grazie. Grazie a lei, parola consigliere Cavalli.